Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo gameplay super atomico di Ghost Recon. Ho avuto l'opportunità di essere invitato dalla Ubisoft ad andare fino a Parigi per provare questo titolo e siccome avevo già provato ragazzi questo gioco in altri eventi e vi era piaciuto tantissimo e volevate vedere altri gameplay di questo titolo, eccolo qua ragazzi, vi porto questo video in super ultra mega esclusiva. Come vedete inizio subito con il mostrarvi la personalizzazione del proprio personaggio perché è una cosa estrema. Possiamo modificare tutto quello che vi viene in mente e tantissime cose erano ancora bloccate. Quindi andando avanti con la storia nel gioco eccetera si sbloccano delle cose veramente micidiali. Qui ragazzi sono i primi passi che facevo dentro al gioco, quindi iniziamo subito qui ragazzi in Bolivia con la nostra squadra formata da altri tre compagni e vi dico subito ragazzi una cosa molto molto importante: nelle varie missioni o nel gioco non serve che aspettate la vostra squadra magari nel salire dentro la macchina, sull'elicottero e quant'altro, voi prendete, andate avanti e arrivati alla meta, a destinazione, all'inizio della missione, in automatico la vostra squadra spawna insieme a voi. Un'altra cosa che voglio assolutamente dirvi, come potete vedere adesso sto utilizzando un veicolo e la guidabilità è un po' strana, bisogna chiaramente abituarsi perché ogni gioco ha le sue diciamo dinamiche di guida eccetera eccetera. Non è male, ho riscontrato molta e molta più fatica guidare l'elicottero ragazzi, l'elicottero è un po' più difficile da guidare, però chiaramente con la pratica si riesce a fare tutto. C'è anche l'aereo, però purtroppo non ho avuto modo di provarlo. E quindi raga, detto tutto ciò, iniziamo subito con il primo scontro a fuoco. Là c'è un bellissimo elicottero, come vedete si possono cambiare tutte quante le inquadrature in prima persona, terza persona, poi chiaramente si sbloccheranno i mirini, la personalizzazione delle armi. Io purtroppo qui ragazzi era proprio il livello zero, non c'era assolutamente nulla. Poi durante il gameplay raga vi faccio vedere che ci hanno sbloccato i personaggi a un livello molto maggiore, quindi vedrete anche missioni di livello maggiore, giusto per farvi vedere un po' come cambia il gioco, anche tutta quanta l'ambientazione. Come vedete livello 2 si livella come al solito nelle prime fasi abbastanza velocemente. E raga, questo gioco ogni volta che l'ho provato, perché come vi ho detto all'inizio video l'ho provato anche in altri eventi, mi appassiona sempre e sempre di più, soprattutto per la grafica. Qua chiaramente magari la grafica non sarà perfetta come quando l'ho giocata io ragazzi in realtà con gli schermi iperpotenti e quant'altro, perché come ben sapete quando si registra un po' di qualità sempre si perde, quindi vi invito assolutamente a provarlo voi di persona a qualche evento o provarlo ragazzi da qualche parte, perché veramente merita tantissimo. La mappa è una cosa enorme ragazzi, è veramente gigantesca. La cosa che mi è piaciuta, come vedete, le ambientazioni, passi qui da tutto quanto verde alle montagne dietro tutte innevate alla cosa più assurda del mondo senza nulla. Cioè guardate raga che cosa magnifica, tutta la squadra sull'elicottero con l'obiettivo preso, cioè guardate che cosa micidiale, e tutto quello che vedete è tutto quanto esplorabile, avete capito benissimo. Qui ragazzi siamo già nella seconda parte perché abbiamo potuto provare Ghost Recon per diverse ore. E chiaramente come vi ho detto prima abbiamo iniziato prima dal livello base, giusto per riprendere familiarità con il gioco. E qui invece siamo veramente a un livello maggiore, quindi come vedete abbiamo già elicotteri micidiali da combattimento sul cielo, nel cielo più che altro, che perlustravano tutta la zona. Io qui mi ero fatto sgamare veramente in una maniera incredibile. Così vedete anche poi tutte quante le ambientazioni, prima era tutto quanto bello sereno, adesso con la pioggia, cioè è veramente favoloso ragazzi. Una cosa però che ho trovato abbastanza frustrante è questa qui, quando si fa questa azione qui, questa special qui del proprio personaggio,
si è sempre vulnerabili, ragazzi, agli attacchi nemici, e quindi la muori. Invece io odio queste cose qua, perché non hai motivo, non hai possibilità di difenderti. Cioè, tu attacchi un nemico, e anche come nella realtà, gli altri ti sparano, però preferirei che nei giochi, cavolo, fai un'azione del genere, diventi intoccabile, tra virgolette, non lo so, poi fatemi sapere voi sotto giù nei commenti. Qua invece vi metto una scena solo cecchini, only sniper, perché so che a moltissimi di voi piace usare il cecchino come a me. E ragazzi, questo gioco si presta moltissimo al cecchino, perché ci sono distanze assiderali, micidiali, da poter utilizzare il cecchino nelle migliori maniere possibili. Qua ragazzi avevo questo cavolo di elicottero sopra la mia testa, io avevo finito tutti i colpi del cecchino, avevo la mitraglietta lì che era senza colpi, cioè ero fregato totalmente, solo che avevo distrutto una jeepetta nemica e aveva la minigun sopra. Quindi raga, Beastard con la minigun uguale devasto puro, con il Black Hawk Down qui come nel film, che scende giù ed esplode. Come vedete poi in alto a sinistra, passo subito così ragazzi, dovevamo distruggere, anzi uccidere tre nemici. Vedete, boom, è il primo devastato. Chiaramente ragazzi, come vi ho detto, questo qui non è il gioco finale completo, c'è ancora del tempo prima che esca. Quindi se vedete magari qualcosa che non va nel gioco, chiaramente verrà fissato, chiaramente all'uscita del gioco. E qui ragazzi, la cosa che vi dicevo prima con gli sniper, voi vi appostate qua, laggiù c'erano altri due obiettivi da tirare giù, da sconfiggere nelle maniere più estreme, e quindi con calma aspetto la notte. E come vedete qui, la cosa molto importante che prima non c'era, in alto a destra vedete Unidad Patrol. Queste qui sono le forze speciali ribelli nemiche devastanti, plus ultra, veramente cattivissime, difficilissime da distruggere. Come vedete nella mappa sono i pallini viola, perché arrivate a un certo livello poi arrivano questi qua che vi frantumano. Io comunque cerco di scappare nel migliore dei modi, e guardate un po' ad occhio un cavolo di carro armato, non so se era un 8x8 micidiale, e quindi salgo subito sulla torretta e andiamo a fare il devasto. Guardate qua, vi voglio far vedere proprio le esplosioni anche di notte. Queste sono piccole esplosioni, però laggiù, non so, avrò preso qualcosa ragazzi, una tanica di benzina, la devastazione pura. E niente raga, qui andiamo con il mega carro armato, vi voglio far vedere un po' tutte quante le sequenze del gioco, giusto per farvi vedere un po' come ci si muove, i movimenti del personaggio. La cosa difficile che ho riscontrato è quando si spara ragazzi, non esiste come in Rainbow che schiacci le levette analogiche e miri a destra e poi miri a sinistra. Qui in base a come ti nascondi dietro ai muri, ad esempio a destra, esci e spari a destra, se il nemico ce l'hai a sinistra è un po' un casino. Devo chiaramente, con la pratica e quant'altro, poi si riesce a giocare nel migliore dei modi, però all'inizio mi sono trovato appunto ragazzi un po' in difficoltà. Qui come vedete siamo su un hammer che andiamo in giro con la squadra, è veramente bellissimo ragazzi fare queste cose qui micidiali. Qua ragazzi poi il gameplay sarà tutto quanto in notturna, perché ragazzi era notte, non potevo fare nient'altro, non è che potevo cambiare e mettere giorno. Qui vedete l'altitudine, il checkpoint a 4314 metri, questi qui con i pallini verdi chiaramente sono nostri alleati. E come vi dicevo prima ragazzi, che quando uno fa un'azione cinematica tra virgolette, guardate questi qui sono stupendi, ti avvicini all'avversario così, non si riesce a fare assolutamente nulla. Io qui stavo andando per l'obiettivo, non potevo fare nulla, hanno lanciato dentro una granata, il personaggio non si poteva più muovere e boom, esploso come un mini cicciolo. E qui ragazzi vi faccio vedere che quando ci si avvicina dietro a queste cose qui per fare le foto con il cellulare, non si può fare nulla, bisogna fare la foto e aspettare che vada tutto quanto a buon fine. Qui ragazzi il video si conclude, ditemi un po' i vostri pareri, a mio avviso è un gioco che promette tantissimo, spero vivamente di potervelo portare qua sul canale.
E qui finiamo con il Buzzard che distrugge un villaggio, una cittadina, un paesino. Guardate esplosioni, che spettacolo raga. Quindi se vi è piaciuto ragazzi questo video, lasciate tantissimi pollicioni in su, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video.